Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi insieme realizzeremo questi divertenti pipistrelli portafortuna. Vediamo un po' l'occorrente. Filo in cotone oppure qualsiasi altro tipo di filo nei colori del grigio, nero e bianco. Un pezzettino di panno, in questo caso è panno Lenci, può andare bene feltro, può andare bene un tessuto più pesante. Un paio di forbici, un uncinetto giusto per il filo scelto. Nel mio caso, con questo cotone di media grossezza, io andrò ad operare un numero 3. E un ago con la cruna grande, dell'ovatta sintetica per l'imbottitura. E ora andiamo a realizzarli insieme. Con il filo grigio andiamo ad iniziare lavorando un anello magico. Quindi giro il filo due volte attorno alle dita, incrociandolo. Passo l'uncinetto sotto il primo filo, prendo l'altro filo e lo porto sulla destra. Chiudo con una maglia bassissima. Questo è il mio anello magico. All'interno di questo anello vado a lavorare 8 maglie basse. Quindi una, due, tre, quattro, cinque, 6, 7 ed 8. Lavorate le 8 maglie basse, tiro la codina corta del filo per stringere l'anello. Vado ad iniziare il secondo giro, dove lavorerò due maglie basse per ogni maglia sotto, ossia un aumento su tutte le maglie. Quindi subito dalla prima vado a lavorare due maglie basse, una e due, nella maglia accanto altre due, una e due, e continuo così per tutto il giro, lavorando un aumento su tutte le maglie. A fine giro non chiudo con la maglia bassissima perché il mio lavoro procederà a spirale ed avrò lavorato 16 maglie basse. Ecco qua. Terminato il giro, stringo ancora la codina in modo di che da chiudere proprio del tutto il foro centrale. Prendo la codina, la metto sul davanti del lavoro come marcapunto, oppure qui potete inserire anche un marcapunto e vado ad iniziare il terzo giro. Il terzo giro lavorerò un aumento e una maglia bassa, ripetendo per tutto il giro. Quindi un aumento, una e due maglie e una maglia bassa singola. Un aumento e una maglia bassa singola, un aumento e una bassa singola e continuo così per tutto il giro. È una singola, un aumento e una singola. A questo punto, terminato il giro, vado a sfilare dal dietro la codina del filo e la posiziono sul davanti. Vado ad iniziare il quarto giro. Su questo giro io avrò lavorato, sul terzo giro avrò lavorato 24 maglie basse in totale.
vado ad iniziare il quarto giro. Nel quarto giro lavorerò un aumento e due maglie basse singole, quindi una e accanto un'altra. Quindi continuo con un aumento e due maglie basse singole, una e due. Un aumento e due maglie basse singole. E continuo per tutto il giro fino ad arrivare alla codina del filo. Terminato questo giro, vado a riposizionare la codina del filo e dal quinto giro per i prossimi 7 giri non lavorerò aumenti, ma solo maglie basse singole. Quindi inizio con lavorare una maglia accanto all'altra senza aumenti, ma tutte maglie singole per i prossimi 7 giri. Continuo così per i prossimi giri. Una volta terminato l'undicesimo giro, posiziono di nuovo la codina e vado a lavorare un giro dove ci saranno degli aumenti. Quindi lavoro subito un aumento, una e due maglie, e due maglie singole, una e due. Un aumento. E due singole, una e due, un aumento e due singole, e continuo così per tutto il dodicesimo giro. Quindi un aumento e due singole. E due singole, una e due, e due singole, fino ad arrivare alla codina del filo. Allora, io sono arrivata alla mia codina del filo, tolgo, la tolgo e la riposiziono. Allora, per i prossimi 6 giri, di nuovo senza aumenti, lavorerò a maglia bassa senza aumenti. Quindi una maglia bassa di seguito all'altra per i prossimi 6 giri. E si continua così. Ecco qua, sono arrivata al 18° giro. A questo punto inizio con le diminuzioni. Quindi
Quindi procederò così, una diminuzione prendendo la parte davanti della maglia delle due maglie consecutive e vado a lavorare la maglia bassa. Quindi una diminuzione e due maglie basse singole, una e due. Di nuovo una diminuzione, quindi parte davanti delle due maglie, passo il filo e chiudo il punto. Due maglie basse e altra diminuzione. E continuo così per tutto questo giro. Quindi una diminuzione e due singole. Una diminuzione. Vedete come il lavoro si chiude su se stesso, si stringe. Fino ad arrivare alla codina del filo. A questo punto sposto di nuovo la codina, la porto sul davanti e andrò a lavorare una diminuzione e una maglia singola. Quindi una diminuzione e una maglia bassa singola. Una diminuzione e una singola, una diminuzione e una singola, e continuo per tutto questo giro con una diminuzione e una singola, una diminuzione e una singola. Tenete sempre il filo ben in tirare perché le diminuzioni se ne attendono un pochino a aprirsi. Vengono più belline se stringete bene il filo. Ultima diminuzione. E sono arrivata alla codina del filo. A questo punto la sposto di nuovo, la porto sul davanti e il prossimo ed ultimo giro lavorerò tutte diminuzioni. Quindi tenete ben in tirare il filo. Tutte diminuzioni, eh? Vedete il foro come si sta chiudendo velocemente. Ecco qua, può bastare. Sull'ultima maglia vado a lavorare una maglia bassissima. Porto sul filo, lo taglio leggermente più lungo, lo passo attraverso l'asola,
e stringo. Passo all'interno la codina del filo e la infilo dentro. E abbiamo terminato il corpo del pipistrello. A questo punto dobbiamo prendere l'imbottitura e andare a riempire dal foro, magari aiutandovi con l'uncinetto, e andiamo a riempire con l'ovatta. Il corpo del pipistrello. Tenete il filino fuori che serve per cucire dopo. Ecco qua. Quanto vi sembra ben imbottito? Andate a infilare il vostro filo con l'ago e passate l'ago in tutte le maglie dell'ultimo giro, senza mai tornare indietro, andando solo avanti, però entrando con l'ago sotto a tutte le maglie, fino ad arrivare alla prima cucita, la prima maglia cucita. Spingete un po' indentro magari l'imbottitura. Ecco, io sono arrivata qua dove avevo iniziato. A questo punto delicatamente comincio a stringere e si vede il foro. Si chiude del tutto. Quando è chiuso del tutto, passate con l'ago, rientrate nell'asola e stringete forte. Rimettete l'ago all'interno del corpo e fatelo uscire lontano. Tagliate e risistemate un po' il corpo, magari aiutandovi anche con l'ago per far posizionare bene l'imbottitura da tutte le parti. Ecco. E il corpo è terminato. Ora andiamo a realizzare gli occhi. Per gli occhi, prendo il filo bianco, lavoro un anello magico, come ho fatto prima, fermandolo con una catenella e all'interno di questo anello magico vado a lavorare 6 maglie basse. Una, due, tre, quattro, cinque e sei. Tiro la codina corta del filo per stringere l'anello e vado a lavorare una maglia bassissima sulla prima maglia d'inizio. A questo punto tiro su l'asola, taglio il filo, lo faccio passare attraverso l'asola e stringo. Fermo tutti e due i fili e il primo occhio è fatto. Realizzo un altro occhio uguale identico a questo. Ho realizzato anche il secondo occhio, del quale non taglio il filo, ma lo lascio un po' più lungo, lo taglio un po' più lungo e lo infilo con l'ago. A questo punto io posiziono i miei occhietti su il pupazzetto, allora, le posso posizionare come credo, nella maniera diciamo più fantasiosa. Questi per dire l'ho messo vicini, questi qui li ho messi più lontani, questi li metto centrali, però un po' distanziati l'uno dall'altro. Allora, vado a cucire il primo occhio
con qualche puntino. Nascosto. Bastano proprio pochissimi punti perché sono talmente piccolini questi occhi. Ecco qua. A questo punto, dopo l'ultimo punto, io mi posiziono nella parte dove voglio attaccare il secondo occhio. Prendo l'altro occhio e inizio a cucirlo. Sempre allo stesso modo. Quando vado a cucire l'ultimo punto, non taglio il filo, lo lascio, ecco, ultimo punto, lo lascio, se avete un altro ago lo potete lasciare infilato, se no lasciate solo il filo, perché poi con lo stesso filo bianco io andrò a cucire anche i denti. A questo punto prendo un ago con il filo nero e vado a ricamare la bocca. E come faccio? Entro dal dietro con l'ago fino al davanti. Anche qui la bocca la potete ricamare come volete. Qui io l'ho ricamata a zigzag, qua tutta intera, come preferite. Allora, entro quindi dal dietro al davanti con l'ago e lascio una parte un pochino più lunga di filo che andrò a tagliare dopo. Poi vado ricamando dei punti, vado a disegnare la bocca. Una bocca bella grande, sorridente. In questo caso, ancora un altro puntino qua sulla sinistra per cercare di farla abbastanza simmetrica. E poi vado su. Questa bocca mi piace. Allora, l'ultimo punto della bocca, io con l'ago entro sempre nella parte della bocca e fuoriesco al centro dell'occhio perché devo fare le pupille degli occhi. Quindi, ultimo puntino della bocca. Sto attenta a non tirare troppo perché sennò la bocca mi si stringe. Allora, anche qui le pupille posso decidere di farle come voglio. Queste le ho fatte insieme, che guardano in su, anche queste diciamo che guardano verso destra. Queste io le farò che guardano verso il basso. Quindi farò dei puntini sempre dal centro verso l'esterno dell'occhio, in questo caso il basso, e vado a ricamare 3 punti, non di più. L'ultimo punto con l'ago io lo faccio fuoriuscire al centro del secondo occhio. Ecco qua, il primo occhio che guarda in giù e questo lo stesso. Uno. Due e tre.
Il terzo punto con l'ago questa volta esco sul dietro, dove avevo vicino dove avevo inserito l'ago la prima volta. Anche qui sto attenta a non tirare troppo il filo e lascio anche qui l'ago, il filo lungo, perché poi con questo io andrò ad attaccare le ali. Quindi riprendo l'ago infilato con il bianco, rientro dentro il pupazzo e fuoriesco dove voglio ricamare i due dentini del pipistrello. Quindi io all'incirca voglio ricamarli a metà, metto magari un ago, uno spillo per ricamare la metà e fuoriesco vicino alla mia metà. State attenti sempre a non tirare troppo il filo. Allora, qui devo ricamare un piccolo triangolo, quindi che andrò poi a riempire sempre con il filo bianco, sempre con dei semplicissimi punti allungati. Ultimo punto, mi sposto dalla parte del secondo dente. Questo lo posso anche togliere, ecco. E vado a ricamare il secondo dentino. Vedete, qui è venuto a punta esattamente come lo volevo fare. Ora devo fare la stessa cosa anche per il secondo dente. Ecco, ho ricamato anche il secondo dentino. A questo punto, per l'ultimo punto, fuoriesco con l'ago sempre sul dietro. Posso tagliare questo filo bianco che ormai non mi serve più perché gli occhi li ho già fatti e i denti li ho già fatti. Se avete anche un filino, basta proprio un filino di rosa per fare le guanciotte. Il procedimento è sempre lo stesso. Entrate dal dietro. Andate qua abbastanza vicino all'occhio. Realizzate un paio di puntini in obliquo. Uno, due, e al secondo fuoriuscite esattamente sotto all'altro occhio, dall'altra parte. Anche qui ricamate un paio di puntini. Uno e due. Secondo punto, fuoriuscite. Ecco, qui dovete essere bravi, che qui bisogna fermarlo il filo perché siccome sono solo due puntini e c'è il pericolo che si dispi, allora dovete fuoriuscire esattamente dove siete entrati con il rosa, nello stesso punto. Sistemate bene, vedete le due guancette e sul dietro fate un piccolo nodino, due piccoli nodini, uno e due. Andate a tagliare il filo. Aiutandovi con l'ago, lo fate entrare dentro il corpo, così non si vede più ed è fermato. Ecco qua. Ora, ultimo passaggio, dobbiamo tagliare le ali. Allora, questo è il
il modellino che ho fatto io, però in realtà è molto semplice, potete benissimo disegnare su un pezzetto di carta le ali e poi le andate ad appoggiare sul pannolenge o sul panno o su una, oppure su una stoffa abbastanza pesante come del jeans. Lo mettete prima a doppio, poi lo appoggiate e andate a ritagliare le ali a doppio. Anche sotto. Questa parte qui non la tagliate perché deve rimanere intera. Perché le ali così escono insieme. Ecco qua. Queste sono le ali e poi metterete così o così, come preferite poi dopo voi. Con il panno nero, con proprio un'idea di panno nero, andate sempre mettendola a doppio, andate a ritagliare le orecchie. Quindi qui si può andare anche a mano libera da una parte e dall'altra. Ecco, le due orecchie. A questo punto infilo di nuovo l'ago con il nero che avevo lasciato. E attacco e cucio prima gli orecchi, quindi metto da una parte il primo orecchio, lo appoggio sopra. Rientro con l'ago dove ero fuoriuscita con il filo nello stesso punto e fuoriesco qua dove c'è sull'orecchio. E con qualche puntino cucio l'orecchio. Ultimo punto. Entro con l'ago e fuoriesco dall'altra parte dove voglio attaccare il secondo orecchio. Ecco, il primo è attaccato, il secondo uguale, lo stesso modo. Qui c'è un angolino, ecco. Allo stesso modo, con qualche puntino. Cucio anche questo orecchio. Ultimo punto, con l'ago fuoriesco dietro, esattamente al centro del dietro. Gli orecchi mi sembrano ben cuciti e a questo punto non mi resta altro che cucire le ali. Taglio questo filo che era avanzato nero che non mi serve e con qualche puntino vado a cucire le ali solo al centro. Ecco qua. Alla fine fermo il filo entrando dentro al corpo e fuoriuscendo sotto. Ecco, taglio l'eccedenza. Ecco qua. Realizzato anche questo pipistrello. Ecco qua terminato il nostro pipistrello Fortunello in amigurumi.
Io spero vi sia piaciuto tanto questo video tutorial. Se è così, mettete un like, iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. E che dire, alla prossima e buon Halloween! Ciao!